Diciamo che il valzer, come ci viene consegnato nella storia, nell'immaginario collettivo, è quello, come ha detto lei, del concerto di Capodanno, quindi tutta la dinastia Strauss, e questa sera presenteremo due brani. Peraltro il primo è l'ouverture dell'opera Il Pipistrello, Fledermaus, dove però all'interno c'è un famosissimo valzer, mentre il secondo sono le storielle del Bosco Viennese, che è un valzer, una serie di valzer concluso da una coda. E diciamo che sono valzer che risalgono agli anni, a fine anni 60, primi anni 70 del secolo, del 1800. Con Ravel invece il valzer assume un pochettino una forma quasi, come ha detto lei, da fantasma, da spettro, e se nei Vals Noble Sentimental c'è uno studio di Ravel di orchestrazione, visto che l'originale è pianistico, nella valse scritta nel 1920 è come decretare da parte di Ravel la fine del valzer e quindi di un'epoca.